Leopolda diventa un ring. Il match non ammette repliche. In palio c'è il primo risultato di Italia Viva nelle urne e la vittoria alle regionali del centrosinistra. L'arma segreta di Matteo è sempre stata la Leopolda, da sfoderare inevitabilmente in vista del primo confronto elettorale di Italia Viva, la creatura politica di Renzi, che ha visto qui per la prima volta il suo simbolo un anno fa. Se il periodo non è quello consueto, la platea nemmeno, causa Covid, i voti di quelli della Leopolda, per l'appunto si chiama così la mini edizione, serviranno tutti per il prossimo 20 e 21 settembre. E così alla Leopolda la scenografia stavolta assomiglia a una specie di ring. Il mattatore, sempre Matteo, con Teresa Bellanova, la ministra dell'agricoltura, che aveva difeso recentemente dagli strali del leader della Lega Matteo Salvini, e poi certamente il candidato Eugenio Giani. La Leopolda sono i tavoli dove si discute animatamente, per definizione assembramento, fa effetto vederla così, dice Renzi in apertura della mini kermesse. L'appuntamento è qui al 2021, quando ci sarà il vaccino. Comunque si parte con un video emotionale AmerCord della Leopolda dal 2010, perché quest'anno sono appunto i 10 anni. Oggi siamo a una sfida in cui ci giochiamo una parte importante di questa energia, dice sempre il leader di Italia Viva. Raccontare innanzitutto a noi stessi che la sfida di oggi, del 20 e 21 settembre in Toscana, ma anche in altre regioni, penso alla Puglia, penso alla Campania, alle Marche, al Veneto, alla Liguria, ma anche in tanti comuni, quelli della Leopolda, quelli che hanno sognato, che hanno immaginato un futuro, che hanno pensato di inventarsi una cosa che tutti dicevano impossibile, che hanno cambiato, nel bene e nel male, la storia della politica italiana di quest'ultimo decennio, a queste elezioni che possono fare?